Tanya tells me nothing. I just love her shoes. Cos'è successo? I talk if I were you. My arm's getting a little tired. Cos'è successo? Aiuto! Io in questo momento, puppamelo! Puppamelo, gioco! Guarda! È diventata invisibile la macchina! Che ci posso fare? Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro. Uno, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate in cui abbiamo continuato le missioni dei Viking e ormai siamo vicini alla meta. Dobbiamo andare a uccidere Tanya e i Viking non saranno più un problema. Eccola qua, accettiamo. Il ritorno del re. I've been chatting with King, and it looks like Tanya's takeover didn't sit well Ma, with everybody. Ma chissà come mai. The Vice Kings are fighting amongst themselves. Now's the time to take them out for good. King said he was going to come along. I hope he hasn't gone soft. No, tranquillo, l'ho visto sparare. And don't ever worry about me, baby boy, because I'm going to handle mine. Baby boy. All I'm saying is that since you got here, you've been nothing but talk. I've non è vero, ha anche sparato. I ain't adding to the count unless I have to. Oh, that's just fucking great. I said don't worry about T'ho detto, it. Stai zitto. I don't want you bitching out when you see your crew. Ain't my crew, son. That's why I'm here, remember? So how about you put your dick away, pick up your gun, and try to keep your knee away from the bullets. E c'hai ragione, smetti di farti sparare. Oh, you heard the cocky son of a bitch. Andiamo, fa culo. Che cazzo stiamo qui a parlare? Forza, andiamo. E allora muoviamoci. Forza, dove dobbiamo andare? Raggiungi l'Impressions. If we want to get to Tanya, we gotta get the code to the elevator. E come lo prendiamo il codice? How are we gonna get that? Esatto. She tells everything to her fashion consultant. He shouldn't be too hard to break. Ok, abbiamo un uccellino, eh? Trash motherfucker named Stefan. European motherfucker. Mamma mia, Johnny. Lo odio già, è europeo, si chiama Stefan. Mi sta già sul cazzo. Poverino. Eccoci arrivati nel quartiere del lusso. This ain't a street race. So. Tutti gli uomini del re. Salve, buongiorno. Who do you think you are barging into Stefan's boutique? Go away. Stefan boutique. You must be Stefan. Are you blind? Of course I'm Stefan. Of course no. I'm Stefan. Oh, I'm hoping you won't come quietly. Oh, ma poverino. Too many damn cars. Ma dai, ma lo stai tenendo per le gambe. Figa, la polizia sta aumentando tantissimo. Ok, dobbiamo mantenere una velocità tale da spaventarlo. Però la polizia sta salendo tantissimo. E se vado a un forgive and forgot? Aspetta, qual è il più vicino? Questo o questo? In teoria sono nella stessa distanza. Io andrei qua. Stefan knows about fashion, not about gangs. Giustamente. Stefan also knows Tanya, so you better start talking. Esatto, parla che così ti faremo meno male. Fidati. I don't know anything. Aia, la polizia. Ma levatevi che c'ho un cristiano tenuto per le gambe anche voi. What are you doing? I don't like this. This makes me vibrate. Make me vibrate. Ma poverino. Wrong answer. Polizia, abbiamo un ostaggio preso per le gambe. Dovreste salvarlo, non andargli addosso, cazzo. Tanya tells me nothing. I just love her shoes. L'ho appena superato, merda. Col braccio stanco, ma dai. Aspetta, merda. You and your friend with the awful hair will release Stefan at once. Your bitch ass better stop talking in third person or I'm gonna drop you on. Aspetta, aspetta, aspetta. $100 per toglierci tutta la polizia di dosso. Ottimo prezzo. Please don't hurt my face. I can't look common. Peccato che Johnny stia continuando a sparare. I'm running out of patience. Ottimo, abbiamo anche la ruota bucata ora. You're nothing but a brute. Dai, Stefan, inizia a parlare, per favore.
che fuggire dalla polizia non è sicuramente uno dei miei passatempi preferiti. Just tell me the code and I'll let you go. Stefan has done nothing to you. If you let me go, I'll give you 5% off. Non mi serve il 5% di sconto, mi serve il codice, Stefan. Aiutate Stefan. Ok, finalmente si è arreso. Oh merda, la polizia di nuovo. Thanks for your help. Grazie Stefano. Ma dai, l'ha lasciato andare. Che persone di merda che siamo. La smettete di sparare alla polizia, porca troia, che sennò qua esplodiamo. Porca di... Your faith in me is very encouraging. Merda. No, mi sono andato a incastrare. Oh, meno male che sono riuscito a uscire. Uff. Allora, aspetta. Andiamo dal meccanico. Dobbiamo far aggiustare la macchina perché vorrei evitare di esplodere. Anche perché abbiamo una ruota bucata. Il meccanico ti permette di personalizzare e riparare. Sì, sì, sì. Riparami tutto. Perfetto. Ottimo. Il modo in cui guidi non riesco a credere che fosse un problema per noi. C'hai ragione. Ottimo, guarda. $1,000 spesi in modo perfetto, ti dirò. Eccoci arrivati, finalmente. Ok. Giustamente. A me sembra un ottimo piano. Quindi strada a suon di proiettili e via verso l'ascensore. Queste sono le missioni che mi piacciono. Aspetta, carica la pistola. Bravissimo. Oggi mi faccio un sacco di munizioni. E anche un sacco di botte mi faccio. Carica l'arma. Mamma mia, vi devasto tutti oggi. Porca troia, vi faccio fuori tutti quanti. Vi rado al suolo tutti quanti. Non lascio vivo nessuno oggi. Datemi tutte le munizioni che avete. Ecco fatto. Voglio tutte le vostre... Tutte le vostre munizioni, mannaggia. Ecco, ah, bene, abbiamo già trovato anche l'ascensore. Con tutto l'ascensore sparato. Oh, i tre caballeros. I'm gonna skull fuck that bitch. Giustamente. Hope you don't mind hepatitis. What? No, abbiamo parlato! Abbiamo parlato! È che lui è sconvolto! La prima cosa che dice è un insulto a Johnny. Ma vai via! Queste segretarie. Pagatele di più così almeno smetto di sparare, no? Aspetta. Scusami, King! Scusami, non volevo. Madonna mia, è volato! Non volevo spararti, scusami. Dove nascondete Tania, bastardi? Dove la state nascondendo? Forza! Mannaggia, vi spacco la faccia a tutti qua. Maledette, ste segretarie. Oh! Vieni fuori. Dammi le munizioni. Ma porca troia, aspetta che... No, ecco. Ok, dove sei? Tirati su, Johnny. King, tu stai bene? Mi è rimasto solo un bong. Fa vedere questa. Quest'arma, tra l'altro, è forte. Perché è una Desert Eagle, ma la mia Magnum ho più munizioni. Quindi per adesso... Mi tengo volentieri la Magnum. Anche perché la Magnum è sciotta. Non so la Desert Eagle. Siamo già arrivati. Mi farei giusto un giro per vedere se c'è qualche arma nascosta.
Per vedere se c'è qualche arma nascosta, stavo dicendo. Perché anche in altre missioni di conquista del territorio, alla fine tipo c'erano cecchini o comunque, come si dice, lanciarazzi nascosti sopra il tetto. Bellina sta casa comunque, quindi non mi sorprenderei. Però ho 13 munizioni per il lanciarazzi. Spero che Tania me le faccia usare tutte. Voglio lanciargliele tutte contro. Ehi, Tania! Tania cade in disgrazia. Some guys just never get enough of me. I've had more than my fill. It's over, girl. You're not gonna be able to fuck your way out of this one. That's cute, sweetie. That's just precious. Oh, wow, c'hai un fucile. Ora sì che sai combattere. Please. Please don't. Spero che gli schiacci le dita. Ti prego, schiacciagli le dita. Che fa? Quella non è la faccia di una persona dignitosa. Per niente, quella era la faccia di una disgraziata che stava per crepare male. That sucks for your car. Coming, King? All right, let's go. Ma sì, fanculo, è una macchina. Hey, I know what you told Julius and all, but why don't you stick around and roll with us? I'm sure he wouldn't mind having you. Quello ne sono sicuro. Bet on that. You think you could find a way back to the row on your own? Aisha, you know, the pussy call. No, ma dai! You did good in this, son. Here. I don't think I'll be needing these anymore. Che cosa mi hai dato? Le chiavi della macchina distrutta? Vice King! E anche il quartiere è stato conquistato. Adept Way, $3,400. Sbloccato l'alloggio dei King. Fantastico, una nuova casa. Hai guadagnato abbastanza esperienza. Hai sbloccato l'auto di Johnny. Hai sbloccato le auto dei Vice King. Oh, che bello, abbiamo una nuova casa. Ma che figo. Beh, sicuramente ha molto più stile questa casa che quella in cui eravamo prima. Con questo si torna giù? Sì. E che cos'ha questa casa? Ok, qua ci sono le armi. C'ho delle nuove armi, direi di... Ah beh, sì, abbiamo una nuova pistola, dai. Beh, dai, sono contento del premio e ti dirò... Faccio un salvataggio e ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!